una classe irripetibile, una classe simbolo, che ha vissuto la stagione scolastica dal 62 al 67, mi è stato chiesto di fare ancora un compitino, formulare un augurio speciale al nostro istituto che compie 50 anni. È ciò che farò, ma prima vorrei tirar fuori dal contenitore di ricordi alcuni aneddoti che permettono di capire a tutti voi perché il mio augurio, a nome degli alunni della mitica Quinta A, può essere particolarmente significativo. Ci siamo trovati la prima volta nel settembre del 1962, ci siamo lasciati nell'estate del 1967. No, lasciati non è una parola esatta, ci siamo detti ciao, perché da allora, e sono trascorsi 47 anni, almeno una volta l'anno ci ritroviamo per trascorrere qualche ora insieme. Attenzione però, non ci ritroviamo per un flash introspettivo squallido e decadente come nel film I compagni di scuola di Verdone. Noi ci ritroviamo perché stavamo bene insieme allora e ci vogliamo fraternamente bene ancora oggi. Nei nostri incontri ricordiamo gli atti di bullismo di allora, che consistevano nel convincere le nostre compagne di classe simpatiche e belle ad aiutarci nei compiti o nelle interrogazioni, a suon di merendine, dolcetti, qualche fiore rubato a Villa Torlonia e magari, quando andava bene, un innocente bacetto sulla guancia. Ricordiamo tutti i nostri professori di allora, la Cantuti di ragioneria, severa e simpatica, la professoressa Cerchia, che bella donna, altezzosa, inarrivabile, ma bravissima in matematica e fisica, la Dorbolò di tecnica, Parade, professore di inglese e appassionato di corse automobilistiche, la Gallieri di francese, Bocci, non professore di ginnastica, ma docente di sport, Gabriella Crisanti, quanto era bella, per farci conoscere. È ancora bella. Professore di geografia e poi Incarnati, Lucio Monti, Lucio, che ricordi queste nostre storie passate riuscite a completarlo. Giovenco Gerardo. I cui particolari non abbiamo mai potuto raccontare a Don Giovanni, il nostro padre spirituale. E poi infine Mamma Santina. Non una nostra professoressa, per noi era allora, è e sarà sempre la professoressa. Nella primavera del 1967 fece fare un tema in classe, ora sinceramente non ricordo bene il titolo. Dopo alcuni giorni in aula chiamò Vittorio, un mio compagno di classe, e gli disse: bravo, hai meritato 8, hai fatto un bel tema. Poi, rivolto a me, disse: Massimiliano, anche il tuo era un bel tema, ma non ti do più di 5,5, perché i tuoi pensieri sono ben scritti, ma sono senza calore umano, non c'è sincerità, non sono pensati con il cuore. A pochi mesi dalla maturità, io capii, ma capimmo tutti, che lei non era stata la nostra prof di italiano, ma era colei che ci stava insegnando a vivere. Grazie, mamma Santina. Ora sì che lo riconosco.